Eccoci qui, ben rientrati. Buonasera a tutti. Adesso abbiamo in collegamento Skype il primario di malattie, del reparto di malattie infettive dell'ospedale Mazzini di Teramo, Buonasera. Pierluigi Tarquini. Buonasera, eccolo qui. Buonasera, dottor Tarquini. Con lui, insomma, fare un punto un po' di quello che sta accadendo in questi giorni, dove ci sembra, insomma, che la situazione stia migliorando per quanto riguarda ovviamente l'ASL di Teramo, il Mazzini, per i numeri di ricovero, ovviamente per quanto riguarda anche il numero dei casi positivi, ma un report, ecco, migliore non può che farcelo proprio il dottor Tarquini. Com'è la situazione, dottore? Beh, la situazione si è stabilizzata da alcuni giorni, è molto più tranquilla rispetto, io mi ricordo che diciamo 15-20 giorni fa c'era veramente un viavai di ambulanze, una situazione drammatica. Adesso la situazione è molto più tranquilla, i malati ho un reparto direi piuttosto buono, c'è solo un paziente grave. Però questo paziente ha delle importantissime comorbidità, cioè un paziente neoplastico fondamentalmente, quindi ha tanti problemi suoi. Gli altri invece stanno piuttosto bene, la maggior parte di loro stanno bene e abbiamo visto che la terapia tutto sommato sta funzionando. Ma Sta questa funzionando. terapia che dice è quella col famoso farmaco, il Sì. Zumab, credo che si chiama. Tocilizumab, pure per me è È difficilissimo, difficile da è pronunciare. difficile anche per me, ci ho messo un po' di Tocilizumab, tempo ecco, a adesso l'ho imparare. detto bene. Tocilizumab, noi in realtà usiamo tre farmaci, cioè no, ne usiamo di più perché la terapia completa, diciamo, va dalla protezione dello stomaco, va dalla terapia antitrombotica. Hai due farmaci antivirali che usiamo di base su tutti, che uno dei due è la idrossiclorochina, probabilmente quello che funziona meglio, cioè il Plaquenil, e poi c'è un farmaco anti-HIV pure che usiamo ed è meno efficace, però in sostanza quella è la coppia di base che usiamo su tutti. Adesso abbiamo usato su 13 pazienti il tocilizumab. E questo farmaco ci ha dato però, da quando usiamo questo, abbiamo visto una netta differenza. Quindi, Ecco, ma siamo come usciti. mai funziona questo farmaco? Poi, se non sbaglio, non è usato per l'artrite reumatoide o no? Esatto, sì, è un anticorpo monoclonale che si usa per tutt'altro. Tant'è vero che chiediamo alle persone il consenso per poterlo fare perché è un'indicazione diversa da quella per cui è nato il farmaco, che però si usa da tempo questo farmaco, però ha un'indicazione diversa. Però Ma può spiegare a si noi usa profani, come esatto, come anti. mai funziona, magari riesce a Si usa funzionare? come se fosse a presente l'aspirina per un'infiammazione, Sì. e il principio è quello. Cioè la malattia da coronavirus dà luogo a livello dei polmoni ad una infiammazione fortissima, viene chiamata tempesta citochinica. Quindi c'è cioè questa infiammazione scatenata dall'infezione che produce a livello del polmone il danno da polmonite. Quindi se noi riusciamo a spezzare questa catena di infiammazione, miglioriamo nettamente il quadro della polmonite. Ecco, E perfetto. Scusi, l'ho interrotta, dica. questo farmaco quindi ha questa capacità di bloccare queste citochine e quindi il paziente già il giorno dopo sostanzialmente ha dei vantaggi proprio tangibili che riconosce. Quindi, però mi Quello per... l'ultimo che abbiamo trattato ieri, che aveva dei problemi oltretutto di dolori ossei
E cioè io dice, stamattina non ho più un dolore, non ho più niente. Bene, e senta, ma perché me l'hanno chiesto in tanti? Poi molti scrivono anche cittadini, ci scrivono anche in qualità di amici, non soltanto insomma di giornalisti per sapere, ma è veramente un farmaco così miracoloso? Perché poi magari noi non riusciamo a No, spiegare, non è. è solo un palliativo, perché ovviamente non è un vaccino, ecco, questo spieghiamolo bene. Sì. Diciamo, no, non è una cosa miracolosa, però diciamo chiaramente perché sia riconosciuta l'efficacia di un farmaco ci vogliono degli studi. L'impressione del singolo medico può essere sbagliata, cioè uno può avere l'impressione di una cosa, ma no, se non è supportato da grossi numeri, può dire delle cose non vere. Ora, quindi io mi baso su una casistica molto piccola, 13 pazienti seguiti per pochi giorni, quindi io non posso certo asserire che quello che dico io è la verità assoluta, però per quello che ho potuto vedere in questi 15-20 giorni di utilizzo, nel momento in cui abbiamo messo in campo il tocilizumab, le persone si sono sentite meglio subito, ma non dopo giorni, cioè il giorno dopo. Subito. Quindi sicuramente è un farmaco utile. Adesso bisognerebbe pure capire le categorie dei pazienti, chi può avere dei vantaggi, chi ne può avere di meno e poi soprattutto dovremmo capire quando è che non, diciamo, può essere pericoloso. Fino ad ora noi sappiamo che in certe persone non lo possiamo usare. Persone che Quindi hanno per esempio in questi giorni ci sono dei pazienti in cui discutiamo tra di noi se fare o non fare il farmaco perché c'è questo problema, c'è quest'altro problema. Quindi esistono delle precise indicazioni stabilite da un protocollo, quello di Napoli, che dicono appunto quando si può fare o quando non si può fare questo farmaco. questa è una cosa importante perché si sta dicendo insomma che può essere utilizzato solo per talune persone, non per altre. Magari chi ha delle particolari Esatto. patologie non può essere utilizzato. Sì. Se ci sono piastrine basse, se i globuli bianchi sono bassi, al di sotto di un certo livello, il farmaco non può essere usato. Se c'è una malattia di fegato importante, oppure ci sono dei segni di setticemia, il farmaco non si può usare. Senta, ma Perché può deprimere l'immunità, questo è un anticorpo monoclonale. Quindi certo. non si può usare in certi casi. Adesso però si sta utilizzando un po' in tutto, anche in altri ospedali, non soltanto in Abruzzo. All'inizio c'era un po' di titubanza. Come mai ci si è arrivati? Si è andati un po' a tentoni, fondamentalmente? Ma il problema è che le terapie che abbiamo messo in campo all'inizio derivano dall'esperienza cinese. I cinesi hanno avuto il primo contatto con il virus e hanno fatto i primi tentativi di terapia. Quindi il tocilizumab è stato usato in Cina, però in un gruppo ristretto di pazienti, quindi pochi pazienti. Diciamo, prima di arrivare a utilizzarlo, si è messo in campo un protocollo organizzato da un importante clinica del Napoletano e loro e un'azienda farmaceutica, la Roche, ha messo a disposizione dei trattamenti gratuiti. Dopodiché si è passato anche a utilizzare il farmaco esistente in commercio, quindi ci è Certo. voluto un po' di tempo, non è stato immediatamente. Certo, dottor Tarquini, ma quest'altro farmaco di cui si parla invece mi sa dire qualcosa di questo Avigan che insomma hanno No, io sperimentato? personalmente non ho esperienza, io mi sono solo documentato, sono andato a cercare la letteratura scientifica e a capire che cos'era e devo dire che come la letteratura scientifica è molto povera, questo Avigan non dispone di studi sul coronavirus che io sappia, almeno recentissimi o se ci sono molto limitati. È un vecchio antivirale usato solo in Giappone. Però pare che partiranno dei protocolli di studio anche in Italia, qualcuno lo userà. C'è un altro farmaco molto più interessante che si chiama Remdesivir.
che però noi abbiamo provato ad ottenere, ma hanno designato in Italia solo alcuni centri, pochi centri, perché fanno uno studio molto serio, molto rigoroso, e quindi abbiamo provato a prenderlo, ma non. Come si chiama questo farmaco, se può Il ripetere? Remdesivir è un farmaco che si è usato, ancora non è in commercio, si è usato in Africa per l'Ebola. Ah, ecco. E Sì. questo comunque in questo momento non può essere utilizzato qui. Ovviamente si dovrà arrivare a un vaccino che non sarà, insomma, per adesso, dovremmo Vaccino è aspettare. una cosa lunga, è una strada che potrebbe comportare un cammino di 12-18 mesi. Ancora, a partire da adesso? Eh sì, sentivo, ho letto ieri, l'altro ieri, non mi ricordo, qualcosa di un importante virologo, mi pare Pregliasco, che diceva, parlava di questa, diciamo, arco temporale. E in effetti anche nel passato sappiamo che a parte l'influenza, ma per altre malattie, arrivare ai vaccini, non è una cosa semplice, è una cosa lunga. Certo, e quindi in Questo questo. alla faccia dei Novax che praticamente hanno odiato questa categoria di farmaci che invece poi quando c'è un'epidemia tutti vorrebbero avere un vaccino. Certo, ma adesso i Novax però non Adesso stanno. stanno zitti. Adesso stanno zitti, non li sentiamo parlare neanche sui social. Però quindi nell'attesa che arrivi un vaccino, noi utilizziamo questi farmaci che sono fondamentalmente, di quello che stai spiegando, dei palliativi. Si può arrivare al miglioramento, ma non Non sono. esiste, non esiste l'antivirale, cioè per combattere un virus dovresti disporre di un antivirale, cioè come l'equivalente di un antibiotico. Quindi si guarisce, si può Se uno guarire. avesse l'antivirale per il coronavirus, allora Certo. quella è la terapia che è la terapia migliore possibile. Sì. Però le terapie antivirali in genere, nelle malattie acute sono poco efficienti. I nostri farmaci sono molto efficienti per le terapie croniche, quando l'infezione virale diventa cronica, allora sì, abbiamo dei farmaci molto utili. Però nelle forme acute è molto difficile curarle con gli antivirali. Quindi in teoria dovremmo andare ancora avanti per diversi mesi con, dicevo, con questi farmaci, a meno che non ne arriveranno altri che sono una sorta di palliativo perché non c'è ancora Ma un. non è palliativo, palliativo non mi piace quella parola, cioè sono farmaci, palliativo è quando tu non puoi fare nulla e allora cerchi di ridurre i sintomi di una persona, quello nelle cure, nelle malattie tumorali, quando diciamo non puoi più curare la malattia, allora fai le terapie palliative, cioè cerchi di ridurre i sintomi ma non guarisci. Qui E comunque. invece queste terapie, pur non essendo delle terapie che vanno diciamo, alla causa, ad agire contro il virus, però agiscono ad altri livelli sull'infiammazione, che quindi è Perfetto. sempre causata dal virus. Per cui non sono palliativi, sono farmaci che agiscono a livelli diversi. E Agiscono a livelli diversi e aiutano, si giustamente. aiutano, perché insomma, questi due, soprattutto l'idrossiclorochina e il tocilizumab, sono utili. Bene, e comunque attualmente la situazione quindi al Mazzini stava dicendo comunque all'interno della ASL di Teramo è stabile. Attualmente quanti ricoverati ha detto? 13? No, abbiamo 20 posti letto, ne abbiamo credo 19, però c'era adesso in ballo un ricovero, prima che le chiamasse lei, cioè, probabilmente saremo 20 su 20 stasera. Però i pazienti ricoverati fondamentalmente di gravi, come le ho detto prima, ce n'è uno solo e quindi stiamo per dimettere almeno 2, 3, 3, 4 persone potranno uscire a breve, insomma, perché oggi li ho visti proprio bene parecchi. Bene, quindi diciamo diamo anche delle buone notizie Beh, perché. sì, diciamo, almeno da noi, la situazione è abbastanza tranquilla, abbastanza tranquilla. Però Senta, come se ne uscirà è lei? lunga, la cosa è lunga perché quasi sempre, spesso, dimettiamo pazienti Covid positivi. Cioè, i pazienti fanno prima a guarire clinicamente, cioè gli scompaiono i sintomi. Sì. Però il virus a scomparire ci mette un sacco di tempo.
Cioè? Cioè, clinicamente stanno bene, però hanno ancora il virus. Però alcuni hanno ancora il tampone positivo. Oggi, ieri ne abbiamo fatti per esempio 5 di tamponi, pazienti ricoverati da 10-14 giorni, e solo due hanno negativizzato. Quindi diciamo per far negativizzare i pazienti spesso ci vogliono 15, 20 giorni, 25. Non è una malattia corta, è una malattia lunga. Una malattia lunga, ma c'è possibilità? Poi abbiamo letto di tutto in questi giorni, come anche dei casi che forse sono accaduti, però in realtà poi non si capisce se sono stati smentiti. La possibilità di una recidiva. Beh, quella esiste, è una cosa rara, ma è stata descritta, una cosa rara, sì, potrebbe anche succedere. Quindi non è detto che uno, insomma, diventa negativo dopo essere stato positivo, che non possa riprenderlo il Però è una coronavirus. cosa rara, no, è Ah. chiaro, in medicina non ci sono mai verità assolute, questa è una regola, diciamo che nel 99% dei casi, una volta che sei guarito, però c'è anche l'eccezione. Senta, un'altra cosa che poi leggevamo oggi, questo studio dell'OMS, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, poi smentito in parte dall'Istituto Superiore di Sanità, dall'ISS, sul fatto che adesso insomma, il virus viaggerebbe anche nell'aria. Fino adesso si è detto, insomma, Non avviene. viaggerebbe. Viaggia nell'aria. Cioè, fino ad ora hanno detto, adesso io non, questa cosa dell'OMS che dice lei non lo so, non l'ho vista, non l'ho letta di persona, però fino ad ora hanno detto che il virus, oltre alla trasmissione per droplet, e Che è quella quindi, che sapevamo noi fino. esatto, e quindi ci vuole una vicinanza. Uno deve stare vicino, quindi se uno è a 1,5 m, 2 m, non prende l'infezione perché il droplet non arriva. Poi Certo. però c'è la questione se questo virus può anche stare in sospensione ne nell'aria, perché hanno visto nei mezzi pubblici, aerei e treni, che certe volte questo virus rimane in sospensione per un certo periodo di tempo e può camminare e fare delle distanze anche più lunghe, per cui distanziano di file i viaggiatori, i passeggeri dell'aereo li distanziano di almeno due file. Ora c'è invece, mi pare, uno studio, cioè sta uscendo fuori un qualcosa che smentisce questo, che il virus non sarebbe nell'aria, però onestamente non posso esprimere un parere definitivo perché non ho letto quest'ultima cosa. No, perché insomma ci spaventiamo, perché magari possiamo prendere magari anche passeggiando, insomma uscendo nel mentre si va a fare la spesa, All'aperto mai. all'aperto mai. Aperto mai. Il problema sono i mezzi di trasporto Ok, affollati, certo. quindi Da diciamo gli qui l'utilizzo aerei. anche delle mascherine che servono comunque a La qualcosa, serviranno. mascherina è fondamentale perché se il paziente con Covid indossa una mascherina non puoi mettere droplet. Quindi la cosa più efficace che esista sulla faccia della Terra è mettere la mascherina al paziente Covid, però la deve indossare correttamente. Io vedo gente che indossa la mascherina, la mette qui, Non arriva a coprire il naso. la mascherina deve diciamo, coprire naso e bocca, così si indossa la mascherina, non gente che la indossa così. Quindi Certo. la mascherina va indossata correttamente ed è il mezzo più efficace. Assolutamente. Poi anche l'utilizzo dei guanti, magari uscendo, toccando oggetti, è anche utile. Poi magari però vanno tolti questi guanti perché una volta che si rientra a casa comunque. Sì, i guanti sono importanti perché con le mani uno può veicolare questo germe, lo può portare sulle superfici, sui mobili, eccetera, eccetera. E quindi lì il virus resiste parecchie ore a seconda di dove. Per cui se il paziente, cioè chi è Covid positivo, mette i guanti, azzera il rischio. Quindi mascherina e guanti e azzera il rischio. Oppure igienizzare frequentemente le mani con i gel igienizzanti, la mucchina e compagnia bella.
Assolutamente, quello un po' che abbiamo sentito ripeterci in questi giorni, ovviamente oltre il distanziamento sociale. Secondo lei comunque siamo arrivati a questo plateau, se ne parla da giorni, la curva del contagio comincerà a scendere. Oggi si parlava, insomma, Borrelli in un'intervista questa mattina ha detto prima del 1º maggio, il 1º maggio lo passeremo a casa, prima del 16 maggio, poi in realtà ha fatto anche un passo indietro dicendo adesso atteniamoci alle restrizioni del decreto fino al 13 aprile. Ecco, secondo lei quale sarà, insomma, il decorso di questa malattia? Io penso che dobbiamo essere molto pazienti e bisogna far capire alla gente che ancora a lungo dovremo stare a casa, perché già si vedono dei comportamenti allucinanti, Palermo, Napoli, gente, mercati aperti, gente che è tranquillamente in giro per strada senza mascherina, con mascherina. È assurdo perché diciamo, il top delle infezioni ancora non è stato raggiunto, ma ci siamo lì vicini. Però poi per scendere sarà una curva molto lenta. Quindi in genere questo tipo di infezioni hanno una curva a campana, quindi quando arrivi al top, poi però per scendere è una roba lenta e ci vuole parecchio tempo, quindi il mese di aprile passerà. E occorre molto sangue freddo, molta tenacia nello stare a casa, non andare in giro, perché altrimenti la popolazione fragile potrà essere colpita più in qua. Oggi, per Senta, esempio, le faccio sì. un esempio pratico. Io ho ricoverato un signore che sta da noi da credo 2 settimane circa e sta meglio, è prossimo ad uscire. Oggi era preoccupatissimo per i genitori che cominciano a stare male, hanno dei problemi, quindi si sono ammalati evidentemente più tardi di lui e quelli sono più fragili, le persone anziane chiaramente il discorso è molto diverso. Quindi se un giovane o meno giovane esce, poi si infetta, magari a lui non succede niente, però poi fa ammalare i suoi familiari. Assolutamente. Gente deve capire Ci vogliono anche strutture assolutamente. adatte magari per chi esce. Appunto, lei stava dicendo appunto che il decorso del virus è più lento nonostante clinicamente si stia meglio, si stia Sta bene. meglio, però si può essere infettivi a E lungo. quindi bisognerebbe avere anche non rientrare nelle abitazioni subito. In tal senso il comune, insomma, si sta attivando anche per strutture anche particolari per chi deve passare, insomma, forse Sì. la quarantena, qualche giorno, insomma. Esatto, io so che stanno attrezzando probabilmente delle strutture tipo RSA, credo a Giulianova, anche e soprattutto per pazienti che dimettiamo dagli ospedali, Certo. che non è sicuro che tornino a casa, cioè in cui la situazione domiciliare non è favorevole e quindi potrebbero essere ospitati in queste strutture, ad hoc, fatte apposta per loro. Assolutamente. Senta, noi oggi siamo arrivati a 1563 casi positivi. Questo è il dato regionale, che era il dato che aveva dato, tra l'altro, credo una decina di giorni fa, proprio l'assessore Nicoletta Viri, che saremmo almeno arrivati a 1500 casi, l'avremmo superati. Poi, insomma, il dottor Parruti, se non sbaglio, parlò di 2-3 5 3.000. mila casi. Lei pensa che, insomma, siamo arrivati alla metà? Siamo a 1.500, avremo. Perché lei ha detto che il plateau, insomma, la curva ancora Ci dovrà siamo, ci salire. Ci stiamo siamo. arrivando, quindi adesso scenderemo. Bisogna vedere quanto sarà, diciamo, questa discesa, che velocità avrà. È chiaro che continueranno ad aumentare e fare una previsione non è facilissima, però tra 2.000 e 3.000 ci siamo, Certo, ci potrebbe siamo. essere. Speriamo che siano meno, io mi auguro che Sì, siano. ma lei ci sta dicendo che comunque la situazione è, diciamo, stabile. Questo lo vediamo Cioè, anche dai già dati. abbiamo avuto un consistente miglioramento, diciamocelo. Adesso, quelli che, anche se ci sono ancora tanti positivi, però fondamentalmente la maggior parte, non sono così gravi come erano 10-15 giorni fa.
Quindi i ricoveri in ospedale sono diminuiti, la Sta richiesta. lavorando anche bene, evidentemente, anche la macchina organizzativa, insomma, degli Sì, ospedali, sicuramente sì, è della ASL. migliorato tutto. È migliorato tutto perché è chiaro che all'inizio, se non, era il 10 marzo, mi pare di ricordare, quando c'era la fila delle ambulanze in Certo. ospedale, e noi in quell'epoca stavamo organizzando un reparto dal nulla. Abbiamo creato un reparto che non esisteva. E la rianimazione aveva creato dei posti letto da noi, cosa mai storicamente mai avvenuta. Sono state fatte delle cose, ovviamente, che non erano mai state fatte prima, non erano state pianificate. Lei può capire che sono state cose, momenti difficili, momenti di caos. Assolutamente, adesso poi è stato creato questo gruppo di lavoro dal direttore generale di Giusia, c'è stata insomma purtroppo la problematica del personale sanitario che si è contagiato, però anche lì credo che la situazione si sia stabilizzata, ecco, non sappiamo se ci sono altri medici, Beh, infermieri. diciamo, con la politica del tampone a tappeto è chiaro che qualcun altro uscirà fuori. Su questo sicuramente ci sarà qualcun altro. Facendo più tamponi fai e più positivi trovi. Quindi alcuni sono asintomatici, completamente asintomatici. Gli ultimi medici che ho sentito sono totalmente privi di sintomi, l'hanno scoperto per caso. Cioè sono positivi, però non hanno assolutamente. Zero, zero sintomi. E non si capisce neanche come hanno fatto, perché si erano protetti adeguatamente. Questo non lo sappiamo neanche noi, quindi significa che anche se ti proteggi, questo virus entra evidentemente, non. Dipende, insomma, ci sono tante situazioni non facili da capire, dobbiamo imparare tanto. Il coronavirus, adesso lo stiamo conoscendo, però non è che lo conosciamo a fondo questo. Senta, lei che sta in il primario, sta in un reparto come malattie infettive, quindi dall'inizio, dalla fine di febbraio, quando insomma poi sono esplosi i primi casi, i famosi 22 casi. Sì, gennaio, noi siamo operativi dal 22 gennaio. Prime con. riunioni abbiamo fatto quel giorno. E alla fine di febbraio ci furono già i casi della famiglia della Brianza che arrivava dal nord. Sì. Stanziata insomma a Roseto, lei come l'ha vissuto questo mese? Quindi oltre un mese e mezzo, cioè ha avuto anche paura insomma di ammalarsi, di. Allora, la più grossa paura io l'ho avuta il 31 gennaio. Il 31 gennaio pomeriggio arriva la coppia di cinesi. Non so se ricordate quell'episodio. Erano due ragazzi giovanissimi Sì. tornati con l'aereo il giorno prima, sbarcati a Roma, poi sono andati all'ospedale di Santo Mero. E nel pomeriggio mi chiedono di ricoverarli, erano stati in un aeroporto a rischio. Sì, ci E ricordiamo. io ho pensato, quel pomeriggio ero da solo, ho pensato, eccolo qua, ci sono capitato. Molto sinceramente, ci sono capitato, infatti sono arrivati e lì ho, diciamo, detto, oddio, che succederà? Perché me li avevano presentati molto più gravi di quello che in effetti erano, e quindi lì quel pomeriggio fu il pomeriggio più impegnativo per me dal punto di vista psicologico. Invece dopo, con la famiglia, io non abbiamo avuto alcun problema. Sono stati altri che si sono spaventati, che volevano mandare le persone fuori, ma lì erano, insomma, si è capito subito che era una situazione non particolarmente impegnativa. Certo. E io ero preoccupato come tenere quei bambini che 14 giorni in una camera, perché quelli saltavano sul letto. Perché non Erano. ero abituato a tenere i bambini. Senta, ma lei torna a casa quando esce da. Perché anche adesso, anche per il personale sanitario, si è cercato anche di trovare magari anche degli alloggi per farli stare più sicuri, perché magari hanno situazioni familiari Beh, diciamo, il particolari. problema serio è per i medici che sono Covid positivi, quelli si Certo. pongono dei problemi a seconda della famiglia, se sono single o non single, lì ci possono essere chiaramente dei problemi, però sono tutte cose, secondo me, risolvibili con un adeguato isolamento domiciliare.
Quindi tu puoi stare anche in famiglia, l'importante è che rispetti delle regole. Certo. Quindi se io sono Covid positivo, usando la mascherina e i guanti e stando attento a quello che faccio, io fondamentalmente non comporto dei grandi problemi. È chiaro che occorre che poi i familiari che ci sono collaborino pulendo adeguatamente le superfici con i comuni disinfettanti, quindi insomma, usando delle cautele più importanti. Vabbè, quelle poi si dovrebbero utilizzare a Noi prescindere. medici, mia moglie è una donna coraggiosa e praticamente all'inizio non si è preoccupata. Diciamo un 15 giorni fa, quando 15-20 giorni fa io ho avuto un contatto con una collega che poi in realtà era negativa. Però lì ho avuto paura di aver avuto un contatto con questa persona non protetto e allora gli ho detto, lei si è un po' preoccupata, però fondamentalmente diciamo, è chiaro che io sono espostissimo, per cui, Certo, perciò le ho per fatto la cui di domanda. Chi più... necessità virtù, non è che Certo, oddio, chi... me ne potrei andare in eremitaggio da qualche parte, Ma ma dopo che finirà tutta questa storia, sì, ma nel senso chi più è esposto di lei, diciamo, in nessuno, questo mese e cioè, mezzo, dico penso lei perché se lei è il suo personale a cui va l'applauso. Va l'applauso, cioè nel senso allora io ho dei colleghi splendidi, le dottoresse Antonella D'Alonso, ricordiamo che adesso sta sacrificando perché è andata ad Atri, quindi sta lavorando ad Atri e quindi fa su due lavora su due campi, Teramo ed Atri. E ha fatto un grande lavoro, è tornata prima, aveva avuto dei problemi fisici, è tornata prima dalla malattia per darci una mano. Poi Valeria Di Biase, Elena Mazzotta sono delle professioniste che hanno fatto dei turni incredibili, Luigi Falconi hanno tutti fatto, se vedi i turni che hanno fatto a marzo è una roba Ma spaventosa, la quasi spaventosa. H24 possiamo dirlo? Beh no, H24 no, perché siamo esseri umani, abbiamo bisogno di staccare tutti quanti. Però hanno fatto dei turni pazzeschi e quindi si sono impegnati veramente, devo dire loro grazie perché anch'io ho fatto dei turni notevoli, però loro si sono impegnati le notti, hanno fatto delle cose, quindi il plauso va a loro. E poi adesso ci stanno dando una mano gli pneumologi, quindi il mio ringraziamento a loro che hanno dovuto chiaramente adattarsi. Venire da noi e darci una mano, e non è facile per uno specialista essere spostato e andare da un'altra parte. Però loro devo dire che sono molto bravi e sono molto utili perché questa malattia è fondamentalmente una polmonite. Sì. E la polmonite la curi in due modi, con i farmaci. Noi fino ad ora abbiamo parlato solo di farmaci, ma in realtà forse la terapia più efficace è la terapia con l'ossigeno. Si può andare da dei semplici occhialini con l'ossigeno alle maschere, alle ventilazioni non invasive, in cui chiaramente i pneumologi sono molto più esperti di noi. Quindi essere affiancati dai pneumologi a noi ci dà una sicurezza. In più, c'è cioè una marcia in più perché loro hanno la capacità di, diciamo, utilizzare la ventilazione non invasiva che chiaramente noi non abbiamo e possono quindi, diciamo, integrare la nostra capacità maggiore sul conoscere le terapie con la loro capacità maggiore di ventilare i pazienti perché è fondamentale per curare queste polmoniti la ventilazione. Bene. Bene, siamo arrivati alla conclusione di questa nostra piacevole chiacchierata, grazie al dottor Tarquini. Insomma, rinnoviamo il ringraziamento assoluto al personale sanitario di malattie infettive, ma di rianimazione, di tutto l'ospedale comunque di Teramo, i medici, infermieri, OS, chiunque che in questo momento veramente si stanno dedicando con l'abnegazione, con l'anima, col cuore. Ai pazienti, insomma, Se posso, salvandoci tutti.
Se posso dire un'ultima cosa prima di salutarla, io pure vorrei ringraziare, a parte il personale infermieristico, non ho citato, ma sta facendo un lavoro straordinario, ma vorrei ringraziare anche quanti ci hanno dato un supporto sia morale, con tante telefonate, solidarietà incredibile, e poi anche il supporto materiale, perché ci stanno arrivando donazioni, Certo. soprattutto di DPI, che sono fondamentali per noi, per non infettarci, materiali. Oggi la Pomiglio Bloom ci ha perfezionato una donazione. Loro sono un'azienda di Pescara che hanno inviato a Teramo dei monitor, quindi li abbiamo cominciati a usare oggi. Poi i Rotary, Sì. tanti altri che ringraziamo, Top 87, altri ancora che ci hanno anche materialmente sostenuto. La comunità islamica, più di una volta. Questa è una cosa molto carina, la Non lo comunità sapevamo islamica. questo, anche la comunità islamica. Sì, ma di una gentilezza incredibile, perché ci hanno offerto delle colazioni a tutto il personale, sono arrivate una quantità di cornetti a livello industriale, ma hanno anche oggi mi hanno chiesto, vogliono donarci, io ho detto, dei DPI, qualcosa di acquistare dagli artigiani locali, dalle aziende locali che producono queste cose, di acquistare in loco del materiale che ci possa essere utile per cambiarci, per entrare in sicurezza nelle camere. Quindi sì, sono stati veramente, senza essere stati mai coinvolti direttamente, quindi proprio semplice bontà d'animo. Certo, beh, ringraziamo allora, ha fatto bene a ringraziare giustamente, ricordare tutte le associazioni, aziende, privati cittadini che si sono mossi in tal senso per donare appunto chi tra raccolta fondi anche, DPI, insomma, sistemi di protezione individuale, monitor, ecco, ventilatore e quant'altro. Appunto l'ASL di Teramo, che sia il Mazzini, che sia tante donazioni anche all'ospedale di Atri, ecco, ricordiamole tutte. Grazie anche a tutti loro e grazie al dottor Tarquini. Grazie a voi, buonasera. Grazie e una buona serata.